Il breve frammento del Vangelo di oggi raccoglie il nucleo dell'insegnamento del Signore sull'amore e sulla misericordia per gli altri, che noi cristiani siamo chiamati a vivere e che si manifestano in maniera speciale nel saper perdonare. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. È una frase lapidaria che evidenzia quanto il Signore sia esigente da noi, che siamo invitati ad imitarlo. Ogni cristiano è chiamato ad essere testimone della misericordia, e questo avviene in cammino di santità. Pensiamo a quanti santi sono diventati misericordiosi perché si sono lasciati riempire il cuore dalla divina misericordia. Hanno dato corpo all'amore del Signore, riversandolo nelle molteplici necessità dell'umanità sofferente. Gesù ci ricorda che per avere rapporti fraterni bisogna sospendere i giudizi e le condanne. È il perdono il pilastro che regge la vita della comunità cristiana, perché in esso si mostra la gratuità dell'amore con cui Dio ci ha amati per primo. Perché il cristiano deve perdonare? Perché è stato perdonato. L'amore perdonante e misericordioso è l'unica via da percorrere. Quanto bisogno abbiamo tutti di essere un po' più misericordiosi, di non sparlare degli altri, di non additare gli altri con le critiche, con le invidie, con le gelosie. Dobbiamo perdonare, essere misericordiosi, vivere la nostra vita nell'amore. Solo così non perderemo l'identità ricevuta da Gesù, quella di essere figli dello stesso Padre.